Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Faremo un quiz, ok? Sento un rumore. Sì. Perché ci sono anch'io? Ciao Sabri! La Sabri è tornata! Ed ecco che facciamo un altro video insieme. Allora, stavo spiegando Sabri. Sì. Come stai? Bene. Tutto a posto? Adesso ho saputo il quiz un po' meno, però... Allora, facciamo un quiz di cultura generale. Fantastico. Cosa devo andare? Mia mamma mi chiama al telefono. Di cultura generale e sui cartoni animati. Qualcosa anche sui cartoni animati. Allora, sarete divise in due squadre. Chi indovina la risposta dovrà decidere la punizione che farà l'altra squadra. Speriamo che per me decidano mangia le patatine! Volete che quando decidiamo la punizione dite anche chi deve fare la punizione, certo, o certo. Decide la squadra? No, mia mamma. Decidiamo noi. Ma no. Sì. Però fatelo un po' a turno in modo che vengono, cioè, che tutte fanno qualcosa. Ok. Va bene. Perfetto. Allora ci dividiamo in squadre. Chi vuole fare? Chi vogliono fare essere capitane? Ok, sto calendo. Allora, Emma e Sabri. Squadre. Bimbo? Non lo so, scegli tu. E io vado. Scusa. Io sono qua. Vai, scegli prima tu. Scegli prima tu che sei la squadra perdente. Vai. Giada. Chi vuole venire con me? Cicciolina, vieni qua, vieni amore, io la piccolina mi prendo. Perché no, la cultura generale, fai vedere i muscoli. Cultura generale. Lady. Ah, piccoline. Chi c'è di grande che sa? Io non so, ma vengo. Fantastico, brava, meraviglioso. Io non so, ma vengo. Grazie per aver scelto di essere la mia squadra. Rosa. Prego, signorina, venga con me. Devo saperlo in Messico, in Spagna. Vinceremo di certo. Conto su di te, per l'India favore. L'India è un continente. Sicuramente l'India è meglio un continente che il Messico, la capitale della Spagna. Però va bene. Salutiamo Andre! Ciao Andre! Che ci aiuterà a fare il quiz, eh? E anche Franco. In Spagna l'hai la strana. Abbiamo sì. Sì. Ok, andiamo. Abbiamo il nome del team, aspetta che lo scegliamo. Scegliete il nome del team, della squadra. Ok, ce l'abbiamo. È bellissimo. Noi siamo le patate arrosto marce. Noi siamo le lasagne. Non ci piace mangiare. Cotte, lasagne cotte. Sì. Ok. Marce o non marce? No, ok. No, buoni. Benissimo, allora attenzione, facciamo una prova con la prima domanda, ok? Il primo uomo sulla luna fu... Bravissima! Bravissima! Sarebbe punto. Mi hai detto anche il nome? Sì. Ah no. Però qua non c'è scritto. No, solo il cognome. Dai, una prova. Allora, non riesco a dire. Avrebbe vinto la squadra delle lasagne. Ok. Ok. Ma non si è mossa quella squadra lì. Ma stanno dormendo. No, non si è mossa. Andiamo con la seconda domanda. Attenzione. Sì. Andiamo con la seconda domanda. Quale fu il primo nome di Mickey Mouse? Topolino? No. Inizia con la M. E non è Mickey Mouse. Così tanto per... Mo?
non si fida, mi sa. Melanzana no? No, era. Vi arrendete? Melanzana al forno no? Vi arrendete? Morti e sepolti. Mortimer. Vabbè. Ok. 0-0. Adesso la terza domanda. Dovete avanzare come dei sacchi di patate. Ok? Attenzione, la domanda parte. Patate marce o no? No. Parte. N'era innamorato Lupin. Vai! Ma la patata non va! Un sacco di patate! Ah. Patate dolci, eh? Musico? No! No. Ah, si arrabbia, eh? Vai. Scusa! Inizia con la M. Marco, però il tenere deve fuggire. Vai, sacco di patate! Sacco di patate! Sacco di patate! Sì, ma abbiamo ragione noi perché il nome originale è Fujiko. Infatti il mio gatto si chiama Fujiko perché è la ladra di Lupin. Marco. Io non glielo darei. Non ha fatto un sacco di patate. Ma tu che patate mangi? Non ha detto che erano delle patate salterine. Fujiko o Margot? Grazie. Okay. Allora avete vinto, decidete la punizione della squadra delle lasagne. Allora noi scegliamo anche chi deve fare la punizione. No, mi ha detto di no. Tu hai detto di no. E voi avete detto di no. Un po' di no. Quindi no. Ah, yeah. Spioni. La Devo deve... No, Devo deve fare 30 secondi in tenuta. Le mani. Ma difficilissimo, siete veramente crudeli. Ok, allora volevano fare un minuto. Facciamo che qualcuno ne può fare un po' di assistenza sotto, va bene? Ok, perfetto. Andiamo. Vengo io, devo fare un po' di assistenza sotto. È così difficile? Vuoi provare? No, no. Vai, voleva farvi un minuto. Partito. Vai. Raga, è difficilissima sta roba. Come fa? Ma come fa? 10. Vai Debi, vai Debi. Vai Debi. Se la Debi non ci riesce, punto per l'altra squadra, eh. Quanto sei? 20 Debi, 20. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Piano, lasciala. Bravissima. Allora. Uno per le patate, come si chiama? Patate al forno. E uno per le, zero per le lasagne. Attenzione. Allora, qual è il polo dove ci sono i pinguini? Sono due. Al polo nord. No! Andiamo con un'altra domanda veloce. Pronte, attente. Indovinello. Nasco candida. Nasco? Candida. E muoio fango. 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 Pensate, ragionate. N-A-N-G-O, fango. Nasce candida. E muore fango. Non lo so, prova, vai. Io avrei detto la cacca. No! Nasce candida! Ha detto la pioggia! La neve! Oh, ci sono arrivati!
la squadra delle lasagne deve decidere la punizione. Sì, oppure ti voleva prima a fare la cosa campionata. Già distretta. Allora, la punizione. La Sabri deve fare 3 chiusure alla spalliera. Va bene, ottimo. Sabri, dai. Dai. Sì. No. L'importante è che tocchi ritto. Stanno litigando, ma si può fare le punizioni. 1. Dai. 2. 3. Yeah! Vai, postazione pronta. Attenti! Indovinello. Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Il treno. Chi è che te l'ha suggerito? Dai, torna dietro, dai. Il tempo. Orologio! Rileggila! Attenti! Vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Il pendolo? Sì! Brava! Punto per la squadra! Bravo! Anche noi! Lo si percorre in auto da corsa. La risposta contiene cubi. Circuito! Bravissima! Punto per la squadra delle patate al forno. Marce. Non mi ricordo mai. Benissimo. Quanto siamo? Scusami, 3-2. 3-2 per le marce. 3-2. Salutiamo e nel prossimo video, nella seconda parte, vedremo chi vincerà. Ciao!